Bentornati amici alla pizzeria Made in Italy, MIT. Ricordatevi questa sigla, Made in Italy, di Teodoro Chiancone in via G di Vittorio a Inzago, dove si mangia una delle pizze sicuramente più buone della nostra zona. E qui con noi, signore e signori, lo chef della pizza, Teodoro Chiancone. Ciao Teo. Ciao Teo. Ciao Teo. Ciao. MIT. MIT, Milano, Imola, Torino. Ecco, vabbè, me l'hai italianizzato. Eh sì, perché la pizza è italiana. Allora, cosa ci presenti in questa puntata? Allora, non l'abbiamo mai fatto prima. Un bel calzone. Oh! Che si può fare anche a casa. Il calzone è praticamente... Sarebbe un panetto piccolo. Sì. Per il calzone. A casa teniamo sempre i 350 grammi, anche 400 grammi. Come va, Matteo? Molto bene, molto bene. Ascolta, ma ho sentito di un tuo nuovo progetto, una nuova pizzeria, mi è giunto all'orecchio qualcosa, è sì, vero? Sì, stiamo procedendo, dovremmo essere pronti per fine novembre ed è una location un po' particolare. Ma è sempre qui in zona oppure? È proprio a 500 metri in linea d'aria. È sempre in Sago. Per dare quel più, diciamo, quella connotazione di elite che vuoi dare alla tua pizza. Volevo dire proprio questo. No, ma diciamolo, perché tu lì farai proporrai delle degustazioni di pizza. Sì, un po' più, diciamo, un livello superiore. È una location particolare, come dicevo prima, una chiesa sconsacrata. Ah, caspita, addirittura. Sì, quindi cioè, ecco perché. Dove si potrà degustare la tua migliore pizza? Le pizze d'autore, cioè le pizze. Ragazzi, eccezionale. Eccezionali. Quindi faremo una degustazione, vari tipi di impasto, ci sarà un minimo di cucina, ci sono i taglieri con dei salumi che raramente si trovano. E queste pizze, le pizze di Teo. Quindi fantastico. A breve comunicheremo la data, l'inaugurazione e tutto. Quindi... Oh, e non vedo l'ora di esserci, Teo. Faremo lì l'inaugurazione con, bene, il nostro programma. Allora. E inviteremo anche i nostri amici di Evergreen. Sì, faremo una bella festa. Sì, sì. Tra l'altro c'è in programma una festa. Sì. Con il programma. Certo, pizza. Pizza 80. Pizza 80. Allora, svegliamo già subito così? No, buttiamo un po'. E ho basta. Capito. Ok. Diamo solamente il pezzettino di informazione, sì. Quanto basta per incuriosire i nostri amici. Sì, sì. Ma proseguiamo a fare questo, allora, questo calzone. Io ho preparato un sughetto semplice semplice, mm-hmm. Una passata di pomodoro, l'ho fatta cuocere 2-3 ore, diciamo, sì. A casa potete fare così. Poi ho preso un pesto genovese buonissimo, lo aggiungo al pomodoro. Questo ha il colore tipico del pesto fresco, cioè sì, sì, è chiaro freschissimo, quanto basta. Cioè, guarda. Perché sai, a me i pesti che acquisti nelle scatolette non piacciono moltissimo perché non mi sembrano freschi. L'ho cioè, fatto non è fare come da un personaggio, l'ho pestato di brutto, cioè me l'ha fatto veramente buono. Infatti, allora, mischiamo la salsa e facciamo quindi un bel calzone al pesto. Tra l'altro il basilico si sposa molto bene col pomodoro. Da Dio. Infatti vedi, l'ho tritato, l'ho messo dentro. Ho voluto abbinare del salame piccante calabrese e una patata lessata con della bufala. Quindi andiamo a mettere una base di bufala, non troppa perché fa acqua, rischiamo di romperlo, di sfondarlo. Mettiamo mezza patata. Rotta così in maniera molto sì. Rustica. Distribuita, dobbiamo sempre lasciare un po' di bordo per fare la chiusura. Salame piccante. Mescoliamo tutto assieme. Sì, e andiamo col nostro pomodoro al pesto. E voilà, madonna che bravo. E già così mi viene voglia di mangiarlo, sai? Sì, secondo sarà cotto. Allora, andiamo con la chiusura. C'è una tecnica particolare per chiudere sì. Il calzone? Io ho messo gli ingredienti più o meno concentrati sul centro. Sì. Piego in due il calzone sì. E vado a chiudere, a fare una chiusura, una prima chiusura. Premendo col dito sì. Attorno al bordo del calzone. Adesso
una seconda chiusura, come se fosse una cerniera. Quindi va piegata? Sì. Quindi prima si preme, poi si piega. Sì. E adesso la cresta la sollevo, gli do la forma di un cornetto. Ok. Ok. Allora, la pala la inforniamo come se fosse una pizza a casa, sulla teglia la inforniamo come se fosse... Poggiamo, magari ci aiutiamo con un po' di carta forno. Mm-hmm. E via, tutto a sotto. A quanti gradi e per quanto a tempo? A paletta, sempre 10-12 minuti, il tempo di cuocere il cornicione, cuocere le punte, non deve rimanere nessuna parte morbida. Okay. E via. E eccoci, vai col calzone. Ok, vedi che sembra una brioche gigante? È veramente molto bello questo calzone. Ci deve essere qualche finestrina aperta perché sento una leggera corrente. Allora, poi la chiudiamo. Ok, cosa posso fare? Sì. Io gli darei un goccino d'olio. Ah, che bello. E vado, ma appena appena, a ridargli sopra un po' della mia salsa underground. Eccezionale. Ok. Eccezionale. Coltello a sega. Sì. È il coltello per tagliare il pane o il coltello sì, per il pane? Per il pane. E aspetterei un attimo perché è bollente, però... È bollente. No, allora, guarda che spettacolo. È vero, contentiamoci di vedere all'interno questo calzone, mostriamolo qui ai nostri amici e soprattutto di... Madonna, ma chiudete con la finestra lì. Un profumo eccezionale questo calzone. Io direi... Questa volta per voi l'ho annusato, ho assaporato il profumo di questo prodotto che vi assicuro amici è veramente eccezionale, ma lo mangerò con calma quando si è raffreddato un pochino. Sì, Intanto se voi insomma siete curiosi di assaggiare questo calzone che è veramente molto bello da vedere ma ha un profumo eccezionale, mi raccomando non perdete l'occasione di venire a trovare Teodoro me. Alla pizzeria Made in Italy in G di Vittorio, in via G di Vittorio 13 ad Inzago. E che dire Teo, ti ringrazio, alla prossima puntata. Alla prossima. E voi amici non cambiate canale, adesso vengo dentro anch'io magari. Chi lo sa, dai. Facciamo, vediamo se riusciamo a fare questa dai. Sorpresa. E per le richieste, a tra poco. Oh yeah.